perché i nostri interessi sono questi. Un qualcosa cambierà in Italia soltanto quando le forze rivoluzionarie riusciranno a liquidare la Democrazia Cristiana, quando l'Unione Cristiana è stata liquidata da altri, non è successo niente, ma questo è quello che sono le Brigate Rosse nel 1978. E qui c'è l'analisi, il richiamo alle forze rivoluzionarie, al movimento, all'organizzazione, che è la nostra strategia, su quello non c'è niente da discutere. Le Brigate Rosse sono questo, sono un'organizzazione per la lotta armata e che vogliono costruire il potere proletario armato. Fine. Su questo fanno un discorso. Poi c'è un altro problema, noi abbiamo un prigioniero, questo è un problema delle Brigate Rosse, abbiamo un prigioniero che è il presidente della Democrazia Cristiana, che verrà processato. Ha processato perché il presidente della Democrazia Cristiana, non perché è un bravo uomo. Lei la stima di Mole? Mole, il presidente della Democrazia Cristiana, è difficile spiegare cos'è il presidente della Democrazia Cristiana. Ma come avversario politico, come lo vedeva all'altezza. Sì, sicuramente lui è all'altezza della situazione, soprattutto è unico per lui, anche negli anni successivi. È stato imitato, sia per abilità. I grandi capi della DC sono stati lui, Fanfani e Andrea. I grandi capi, il resto è quel disastro che poi è stato compiuto in Italia. Ma durante la prigionia, a parte le lettere, lui, non so, provava a dire qualcosa per convincervi a liberarlo, a portare delle argomentazioni per la liberazione. È più di quello che fa, cioè lui sa benissimo che scuole non siamo noi, cioè noi siamo un'organizzazione comunista armata, combattente, che sta processando la DC e che l'esito di quel tipo di processo, chiamalo come ti pare, poi uno, io non uso queste categorie, uso le categorie che usano gli altri, Abruzzini, non era così. L'esito di questo processo non può che essere una condanna simbolica, evidentemente. Che altro può essere? No? E quindi sa che è quello, quindi sa che la proposta che noi facciamo per su questo non si discute, noi dobbiamo liquidare la Democrazia Cristiana, c'è poco da discutere, capisci? Cioè, è un obiettivo politico. Sulla vicenda Moro non è quella la nostra proposta, dobbiamo liquidare Moro, non l'abbiamo fatto mai, abbiamo liberati tanti prigionieri, anche dopo Moro. E Moro dice perfettamente questa generazione d'uso, questo problema si ripropone, alcuni hanno detto, si crea un circuito speciali cellulari che assomigliano molto a quegli iracheni, quando io vedo le foto degli iracheni mi ricordo molto di girare. Sì, però non è questo che discute, no, queste cose non si sanno, se non date avanti dicendo queste cose. Un obiettivo, i nostri prigionieri scrivono questo, sono stati gli anni dell'articolo 90, cioè sono stati in un carcere durissimo, comunque. L'obiettivo è chiudere il circuito delle carceri speciali. Si rapisce un magistrato che si chiamava Russo, questo è successivo a Moro, per intenderci, quindi non prima. Dice, con Moro voi avete già deciso prima. E si pone il problema della distruzione di tutte le carceri speciali e la nostra solita parole d'ordine. Però chiediamo una cosa sola, chiudete il carcere della Cinara. Cioè c'è una secca divisione fra quello che è la tua strategia politica, la tua propaganda armata, il tuo essere nel conflitto e una battaglia. Le battaglie non sono la guerra. Tu puoi vincere anche tante battaglie e perdere la guerra. Noi l'abbiamo vinte tutte le nostre battaglie, compresa quella Moro, l'abbiamo vinta come battaglia. Abbiamo perso la guerra. Cioè voglio dire l'esito della lotta armata in Italia non era legata all'esito dell'operazione Moro. Tant'è vero che dopo l'operazione Moro noi schizziamo in alto, diventiamo migliaia, non sappiamo più, io non faccio altro che sconsigliare i compagni di venire nelle Brigate Rosse, perché abbiamo un problema enorme, non è così per dire, cioè il successo di quell'operazione, degli obiettivi che ci eravamo proposti, erano conseguiti. Noi non volevamo comunque quell'esito. Questa è storia, è nelle cose. Possono mistificare finché vogliono, prima o poi qualcuno se ne dovrà rimangiare, ci sono un fior di libri di storia, sì, ma quel libro lì non è perché ce n'è di meglio. Per intenderci, cioè, quindi con questo modo lo sa, lo vede ancora di più, perché è un uomo di potere, è un uomo che comanda, un uomo che ha il potere. Non
lui ha il potere del partito che sta al governo, è membro della direzione, è tutto. È quello che ha messo in piedi una grande alleanza fra il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana. E si rivolge a tutti questi e dice: io sono per una conclusione di questa roba. Che lui lo dice in continuazione. Lui cerca con i suoi medi di uscire. La mia opinione personale, siccome non siamo mai arrivati a questo punto, che era sufficiente una sola parola. Una sola parola, che non è stata detta, non è stata detta da Andreotti, perché non lo so, questo lo si deve chiedere a loro, credo che risponderanno alla storia e alla loro coscienza, se ne hanno una. Io sono a posto da questo punto di vista, non so come dire. Quella ultima quella telefonata che avete sentito mi fa fede, se vuoi. Nella sua drammaticità e nella sua, come dire, enormità, perché io dico lì che sto per eseguire una condanna a morte. Cioè, capisci? Io e la mia organizzazione, dice, noi stiamo eseguendo una condanna a morte, stiamo eseguendo uno scherzetto, cioè stiamo giocando qualcosa che non ci peserà. Ci peserà come? Politicamente, umanamente, in tutti i sensi. Lo faremo perché questa è la nostra storia. Però vogliamo che succeda un'altra cosa. Fa vita questa strada. La dica Zaccagnini questa maledetta parola. Quindi lei non ha niente da rimproverarsi a questo? Personalmente no, personalmente no, se non come tutte le scelte che tu fai le fai tu. Le puoi fare per chi ti pare, però le fai tu. E quindi le rispondi. Però so chi, insomma, però voglio dire, io dormo bene. Ma la scelta che hanno fatto lei chi l'ha decisa? È stata una scelta collettiva dell'organizzazione. Io dico, non è stata una scelta che noi abbiamo voluto fare, siamo stati incastrati, cioè eravamo incastrati in un angolo. Chiunque avesse ragionato di politica in quel momento lì, come brigatista, vada bene. Se uno ragiona dopo, in astratto, ma si ragiona come chi sta propagandando la lotta armata, dice che bisogna fare la lotta armata, dice che bisogna organizzare la lotta armata, non dice che dobbiamo fare la pace, dobbiamo finirla. Dice queste cose, era una scelta che era obbligata. Stante un'interlocuzione che non c'è stata, quindi se dicono fermi, discutiamo, il problema c'è. Io non so dove si va, non so dove andranno gli anni successivi, non posso sapere nessuno, poi seguo in mappa, non si fa storia. Però una cosa la dico con certezza: se uno dice quella parola, quella vicenda prende un'altra piega, è nelle cose. Perché che diciamo? Dite questa parola e ci fermiamo. E se ti fermi, discuti, è diverso che se vai avanti e ti vedi. Sono due cose diverse, quelli che magari decidi che la cosa migliore è continuare a menarsi. Però voglio dire. Io vorrei tornare un attimo sulle lettere di Moro. Io ho letto da più parti di queste appunto minacce velate che Moro stava scrivendo tra le righe ai suoi alleati politici. Ma voi veramente non le capivate oppure facevate finta? Perché chi la capite? Chi è che la capite? Cioè qui c'è un atteggiamento truffaldino, non due, non so se poi iniziando chi diceva questo, che è un potè della sinistra, che è il rimasuglio del Partito Comunista per Berlinguer anche dice questa cosa. Perché loro non l'hanno detto? Se nel memoriale Moro c'era l'allusione a Gladio, e c'era, perché loro non hanno letto che c'era Gladio nel memoriale Moro quando questo è diventato pubblico? Per anni Gladio viene fuori, che era l'organizzazione segreta della NATO, tutto quello che uno può dire, insomma. Lo dice Andreotti, semplicemente. A un certo punto Andreotti, in piena Tangentopoli, se ne esce dicendo c'è una struttura segreta che fa capo ai carabinieri, composta da migliaia di persone, che aveva il compito di creare un'infrastruttura logistica nel caso di un'invasione dei comunisti dei paesi dell'est. Semplifico sempre per rendermi chiaro. Questa era Gladio, e lo dice Andreotti, lo conferma Cossiga, eccetera, tutto un intreccio. Questo dice, ma perché non hanno, il Brigate Rosso non hanno denunciato Gladio? Perché non lo conoscevano? Cosa c'entriamo noi col potere? Che ne sappiamo noi? E chi lo sapeva, che secondo me lo sapeva, non poteva non saperlo, che era chi è nel palazzo, compreso nell'opposizione, soprattutto in quegli anni di compromesso storico, perché non hanno denunciato questo fatto? Ce n'era un'abbondanza nel memoriale Moro di scandali che avrebbero potuto inchiodare quel sistema. Non lo fanno, semplicemente perché c'è un intreccio di complicità che poi crolleranno negli anni successivi, anche molto rapidamente crolleranno, però quell'intreccio di complicità che fa in modo che la vicenda brigatista sia stata affrontata in quel modo, e soprattutto la vicenda Moro sia stata affrontata in quel modo. Amen. Perché
Nessuno, non ci sono, semplicemente. So che è così, però io ti porto qua, nel senso, se pure se avete voglia, vi porto qua tutti i componenti, i compagni che erano lì che l'hanno gestita, perché oggi sono stati veramente 25 anni. Siamo ancora quasi tutti in galera, peraltro. Quella ti riferisce a quel film, evidentemente, è un film che cosa? Sono schifezze, sono robe inventate. Proprio perché cos'è che non è ammissibile di questa storia? Cos'è che non è ammissibile di questa storia? Che sia una forza italiana, che sia fatta da gente normale, che è fatta da comunisti e che ha inchiodato le sue responsabilità a un intero ceto politico. Questo non è dicibile in questo paese. Non è dicibile. Allora, le Brigate Rosse sono inquinate, non sono italiane, sono le torri dirette, sono piene di infiltrati, c'è qualcos'altro dietro. Perché non è accettabile. Perché nel momento in cui l'accetti, accetti che la storia di quegli anni è la storia di un conflitto, dove noi Brigate Rosse, stavamo da una parte. Abbiamo sbagliato tutto, ma stavamo dalla parte giusta. Altri non hanno sbagliato niente, stavano dalla parte sbagliata. Sì, però un secondo, ragazzi, tirate fuori tutti quanti i libri di Flamini che ci avete nascosto sotto i banchi. Allora, Flamini, poveretto, dai, che ci posso fare io? La storia, cioè, questo è l'aspetto importante, questi ragazzi si informano su questo fenomeno. Te ne do un altro libro. No, questo fenomeno. No, te ne invito un altro, l'unico documento storico. La stragrande maggioranza dei libri parlano di Laura. Non è molto significativo. Cioè, se vi interessate di storia, ci sono due o tre libri che sono per me preziosi, perché comincia a esserci ormai una documentazione storica fuori dai deliri. Fuori dai deliri, insomma, perché quello è un delirio veramente. Per esempio, che è uno dei libri che secondo me è il primo libro storico, insomma, fatto da uno storico della vostra età, poco più. Un libro fatto da storico si intitola La follia di Aldo Moro, follia fra virgolette, e l'autore è Marco, che parla di 55 giorni, come fa uno storico, dai documenti, dalle cose, dai fatti, cioè non ha sentito nessuno, non è un brigatista, non porta testimonianza diretta, è uno storico. C'è ormai una documentazione, Marco Sciatta si chiama. Marco Sciatta? No, Marco Clementi. È la follia del presidente, che sono i 55 giorni. Chi ha fatto cosa? Semplicemente. Non chi immagina che qualcuno abbia fatto. Chi ha fatto cosa? La storia è così, si scrive sulle cose che sono acclarate, accertabili, dimostrabili, documentabili, se no non si fa storia, si fa dietrologia, appunto, si fa qualcosa che conviene a una parte politica. Scusa, possiamo sentire le cose? Posso dire una cosa di certo. 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 Mi chiedevo dal lato dal punto di vista umano, so che non vorrei chiedere a me, però non potevo chiedere a qualcuno. Come ci rimaneva il presidente della UC di vedere che nessuno da parte del governo facesse qualcosa di più? Cioè, ecco, a questo proposito vorrei. Questa è una cosa che la proposito. Un dolore indicibile, lo dico con molta franchezza, per questo che ti dico che sono in pace con quell'uomo, l'ho sempre detto, cioè io sono di quelli responsabili in prima persona. Perché sì, perché voi immaginate un uomo che sta lottando per venire fuori, no? E ne viene fuori, cerca di venire fuori in maniera politica, no? È un politico, quindi fa politica, no? Cioè, un politico sa che non se ne può venire fuori in modo politico. Si appella a tutti, si appella persino al Papa. Al Papa che conosceva personalmente, a Paolo VI, quella lettera che passa come una chicca di umanità e di particolare sensibilità umana, uomini delle Brigate Rosse, no? Non l'ha ricordata anche lei. Ma quella lì è una condanna a morte. Cioè c'è uno scontro politico, dicono la questione è di carattere politica, tutti ne sono convinti. Non è un fatto umanitario, nel momento in cui dice uomini delle Brigate Rosse, uomini delle Brigate Rosse vanno a cena con Aldo Moro e fanno una bella discussione, io poi sono portato questo tipo di cose, cioè io non sono capace di dire.
rilasciatelo senza condizioni. Questo non arriva all'inizio, arriva alla fine. È un suggello la posizione della Democrazia Cristiana. E Moro la piglia esattamente per quello che è. E si incazza, ve lo dico con chiarezza, si incazza, però forse sono uno dei pochissimi al mondo che ha visto Moro incazzato. Cazzato, irato, molto innervosito. E infatti in una lettera che scriverà successivamente per la seconda volta al Santo Padre dice: io sono un prigioniero e mi permetto di sottolinearlo, di farlo rilevare anche al Santo Padre, che io gli ho chiesto aiuto, non gli ho chiesto la condanna. Lui da quel momento in poi con i suoi rompe in modo politico e sul piano umano in modo assolutamente drammatico, assolutamente drammatico. Vogliamo vedere un secondo il Papa? No, il Papa ha fatto la cosa sbagliata. Cioè, intendiamoci bene, io sono convinto di questo, che in quella circostanza era difficilissimo fare la cosa giusta. Non l'ha fatto nessuno, ma neanche le Brigate Rosse hanno fatto la cosa giusta. Le Brigate Rosse hanno fatto quello che in parte sono state spinte a fare, sono quelle che forse hanno nella vicenda la minore responsabilità, perché sono l'organizzazione che ha fatto di tutto perché si concludesse ed è testimoniato in maniera diversa. Lui viene tradito da tutti, chiede aiuto e gli fanno una lettera in cui dicono che non è lui che scrive, i suoi amici migliori. Questo è fatto devastante, cioè, quando tu pensi, quando tu pensi ai dietrologi, perché sono così furibondi? Perché c'è questo tipo di viltà dietro le scelte che loro hanno fatto in quegli anni. E quindi non può essere questa piccola organizzazione con Mario Moretti, che tutti conoscono, tutti vedono, aver fatto questa operazione, ma c'è qualcos'altro dietro, che per cui abbiamo fatto bene essere così vili a non muovere niente. Sul piano umano c'è anche questo aspetto, voglio fare gli aspetti umani, se qui sto discutendo di politica direi anche altre cose. Questi sono gli aspetti umani. Io ho simpatizzato con loro da questo punto di vista. Viene tradito da tutti. Personalmente, poi politicamente uno lo rivede, come fa Cossiga, perché questo bizzarro oggi? Allora, il ministro degli interni, Cossiga dice: io sono uno di quelli che ha condannato a morte Moro, dice: io sono responsabile, perché ero ministro degli interni, non potevo che fare così. Ma non è vero? Questo lo dice lui, però lui dice: io sono io che ho contribuito a quella condanna a morte, dice, io che ero ministro degli interni della Democrazia Cristiana. Poi certo che lo poteva fare diversamente, però non l'ha fatto. Però dice, lui si piglia questo carico di responsabilità, dopodiché se ne libera, come dire, non ha, e dice, allora non potevo che far così. Dopodiché mi telefona 3 volte al giorno, se no non c'è come possibile. Cioè, non so che, perché continuiamo a essere dei simpatici nemici in una circostanza completamente diversa. Voglio dire che la conflittualità all'interno di una società complessa come la nostra, nelle società molto semplificate, nelle società complesse e complessificate come la nostra, fatte di 1000 tensioni, di 1000 interessi, se arriva al punto in cui ci si spara addosso, c'è qualcosa che non funziona. Bisogna capire questa cosa qui. C'è qualcosa che non funziona, che si è inceppato nel meccanismo della determinazione della volontà comune. Se un paese come il nostro arriva al punto in cui migliaia di giovani fanno la lotta, c'erano 3 azioni armate al giorno dal 76, 3 azioni, 3 incendi, tutti sono stati spazi, dai ginecologi agli otorino, ai politici, ai capi di fabbrica, ai poliziotti. Cioè un conflitto, quando arriva a quelle forme lì, mette in evidenza una carenza molto forte. Chi non si rende responsabile di questo, poi ha la responsabilità, se governa un paese, del peggio. Scusate, un attimino. Vorrei partire da questa lettera. Impegnato nell'attività a tutti i livelli. Scusate. Ecco. Caro Zaccarini, siamo quasi a 2 aprile. Mandano 2 secondi. C'era un momento delle città. Con profonda amarezza e stupore, visto senza nessuna seria valutazione umana e politica, assume un atteggiamento di rigida chiusura.
La mia stessa disgraziata famiglia è stata, in certo modo, soffocata, senza che potesse disperatamente gridare il suo dolore e il suo bisogno di me. Possibile siate tutti d'accordo nel volere la mia morte per una presunta ragione di Stato che qualcuno limitamente suggerisce? Se questo crimine fosse perpetrato, si aprirebbe una spirale terribile che voi non potreste fronteggiare e sareste travolti. Io lo dico chiaro, per parte mia non assolverò e non giustificherò nessuno. La decisione a cui sono pervenuto nel corso di questa lunga e drammatica esperienza è di lasciare in modo irrevocabile la democrazia cristiana. Non creda la Sicilia legge sul suo problema e di tanto modo. Io ci sarò ancora come un punto irriducibile di contestazione e di alternativa per evitare che ella ci si faccia quello che se ne fa oggi. Per questa ragione, per una evidente incompatibilità, chiedo che i miei numerari non partecipino né autorità dello Stato né uomini di partito. Chiedo di essere seguito dai pochi che mi hanno veramente voluto bene e sono degni perciò di accompagnarmi con la loro preghiera e il loro amore. Sono passate 20. Questa è la lettera di cui abbiamo parlato sostanzialmente ora. Quindi c'è uno scollamento, però alcuni appunto dicono che da parte di Moro ci fosse una sorta di sindrome di Stoccolma. Ma ci sembra un brigatista, però. Tu prima hai detto. Ti sembra un brigatista? Scusa, la sindrome di Stoccolma era un'identificazione di interessi, non c'è mai. Lui dice ai suoi: io sto per andare a morire, punto. Questa è la cosa che lui sa e dice. Questo è quello che dice. Cioè, se prenderà la lettera, l'ha scritta lui. Adesso c'è molta drammatizzazione, l'attore bravo, ma quello che lui dice, se la vedi nella sua freddezza, dice: il partito, la Democrazia Cristiana non ha fatto nulla, io do le dimissioni dalla DC, non voglio nessuno al mio funerale. Non è che dice: io voglio, non so bene, mi arruolo nelle Brigate Rosse. No, voglio dire, bisogna essere cinici e brutali quando si valutano queste cose, voglio dire, per cogliere l'umanità profonda di una cosa, se no si dicono cazzate. Questo dice l'uomo. Voi mi avete condannato. Non le Brigate Rosse. Voi. Le Brigate Rosse sono le Brigate Rosse, sono dei comunisti, cosa c'entrano con me la DC? Non è a loro che tocca una decisione rispetto a una serie di problemi. Tocca a voi dirla una parola. Loro faranno così. Non possono che fare quello che dico io. Poi lui potrà dire: vi appello alla vostra umanità. Lui non potrà ovviamente farlo. Tu hai detto, noi mangiavamo insieme, l'hai detto. Ma sì, no, come... l'avrò anche fatto, non me lo ricordo, sono passati. Cioè, perché nell'immaginario collettivo Moro stava in questa intercapedine, sì, sì, di cui si parla, sì, via Montalcini, sì. E insomma, stava. Invece tu dai l'idea più di una vita collettiva, quindi. Di... Ma no, no, mai, non c'è questa possibilità. Ma sai, avete le sue lettere, di fatto sono anche queste pubblicate integralmente. Proprio solo le lettere, sono una cosa grossa così. Cioè, io avrei fatto fatica a scrivere in un anno, lui ha scritto in 55 giorni, perché era il suo problema. Cioè, lavorava, lui lì stava lavorando politicamente per spostare il suo partito, le forze politiche italiane, in una visione diversa del problema. Quando andava le sue lettere, scrive questi suoi vocali, rispondeva alle domande che noi gli ponevamo rispetto alla DC, eccetera, ma era tutto immerso nella battaglia con i suoi per far spostare la Democrazia Cristiana. Quindi, e poi va bene, come tutti i prigionieri pensano alle cose che gli sono care, figli, nipoti, la moglie, ci si aggrappa a queste cose perché risultano vivide, come vivere dentro una scena illuminata, no? In cui i sentimenti, le cose che per te contano davvero riemergono, no? Che invece nella quotidianità si perdono, comunque non vengono valorizzate nel momento in cui sei nella merda, insomma, per intendersi. E quelle cose lì ti ci aggrappi e funzionano, insomma. E quindi in modo c'è questa cosa, però non è quello il problema per noi. Noi non abbiamo capito un nonno preoccupato delle sorti del suo nipotino
per una figlia un po' balenga, perché bisogna anche dirle queste cose, io so che farà male, ma è così, la povera Maria Fida è una persona disturbata. Adesso questo qua, cosa succede? Questo? No, vabbè. Alberto, no, ma voglio dire, la sanno tutti, tocca a me dirlo qua, lo sanno tutti che è così, che la grande preoccupazione di loro, questo suo continuare a insistere sulla sorte di questo nipotino, è perché viveva con loro, perché in quel periodo la sua figliola aveva dei problemi di carattere psichico, insomma, di difficoltà, insomma. Quindi era una preoccupazione che esagerava poi nella vicenda in cui si trovava, perché sono una bambina che compie fra due giorni 8 anni, no? Siccome io questa cosa l'ho passata più di una volta, ecco, l'idea di pensare a lei in una situazione di casino sarebbe drammatica tanto quanto, capisci? Cioè, chiunque ha questo tipo di rapporto con le cose, no? Quando sei in casini grossi, le cose che contano le tiri fuori, insomma, no? Contano, perché sono quelle che danno senso alla tua vita, danno senso a tua esistenza quotidiana, no? Ecco, per noi è stato questo e anche altro, cioè noi ha dato senso anche una militanza collettiva, il senso, noi tra l'altro riempie la vita, ragazzi, la lotta politica, può riempirla se non è meschina, se non è fatta con un tornaconto personale, se si misura quotidianamente con le grandi problematiche, cerca di dare risposta. È un bel mestiere, io non l'ho mai fatto come mestiere, però è voglio dire, sto rivalutando, non la politica, io non la faccio più, mi fa schifo quella, però vivere politicamente, vivere in una prospettiva collettiva di superamento delle cose, è quello che oggi i ragazzi di oggi non hanno più neanche lontanamente, era invece quello che avevamo noi ragazzi nel 68, 69, 70. Ecco, quali sono secondo te le differenze che muovevano i ragazzi? Abbiamo cercato di inquadrarle e forse abbiamo trovato anche delle risposte. I ragazzi di oggi si occupano meno di politica, sono più spensierati? Cos'è il benessere che porta a questo? Non sono mica poi tanto spensierati, ragazzi, oggi hanno dei problemi mica da ridere, per esempio si misurano con una guerra in casa. C'è qualcuno che ha un po' di angoscia per quello che sta succedendo in giro? Cioè io lo chiedo, cioè, non lo so. Parlavo con degli amici giornalisti, eccetera, cioè, tutti si aspettano una bomba. Tutti siamo qui che viviamo da un sacco di mesi aspettando che prima o poi scoppi la bomba da qualche parte. Quindi dove sta questa spensieratezza? Cioè, vabbè, poi può esserci qualunque momento nel quale tu chiudi e pensi ad altro, però questa è l'angoscia di questa. Questa è un'epoca assolutamente triste, non è un'epoca spensierata. Noi lo eravamo forse spensierati, noi spaccavamo tutto, cambiavamo tutto nel 69-70. Abbiamo cambiato il mondo, c'era questa idea che noi potevamo cambiare il mondo, era un'idea che aveva permeato tutta la gioventù dell'epoca, quando dico leggete, sentitevi le canzoni della fine degli anni 60, rimani allibito per la ingenuità, ma per la grande carica innovativa che immaginavano essere in loro potere. E questo oggi non c'è nessuno che si sente in grado di poter cambiare le cose. Questo è un carico d'angoscia che, quindi tutta questa spensieratezza io non la vedo in giro. Lei diceva, imbarcando sempre di Moro, che la Democrazia Cristiana ha sbagliato e in un certo modo si assume anche la responsabilità di quello che è successo. E faccio due considerazioni però su questo. Da un lato ha magari sbagliato con Moro, però la prova della storia, diciamo, la Democrazia Cristiana ha vinto mantenendo questa strada della fermezza, ha sconfitto il terrorismo, per cui al di là del caso sempre umano probabilmente è stata la strada giusta da percorrere. E dall'altro lato mi chiedo anche questo, lei dice non ci hanno messo nelle condizioni di non poter fare altro, probabilmente anche voi con rapimento Moro avete messo la Democrazia Cristiana nelle condizioni di non poter fare altro, perché una parola di Zaccagnini probabilmente è tanto impensabile da parte delle istituzioni quanto il liberarlo senza condizioni da parte vostra. Si era creato probabilmente dalle due parti una situazione in cui successivamente, infatti, se io non mi piace, ti portato il caso di Dus, semplicemente perché la signora era sicura. Quando si capisce questo magistrato, non era buono, certo, era molto meno importante, però non... la situazione è assolutamente identica. Si capisce questo magistrato, è prigioniero delle Brigate Rosse per molte settimane. Le Brigate Rosse continuano a propagandare la loro linea esattamente come facevano prima, non dicono che bisogna fare la pace, dicono chiudete l'asinara,
chiudete l'asinare e pubblicate due comunicati, su uno sul Corriere e uno sulla Repubblica. Scatena l'ira di Dio, si arriva alla mediazione, l'asinare viene chiusa, quei due comunicati vengono pubblicati e D'Urso torna a casa libero. E noi la guerra l'abbiamo persa lo stesso. Non è vero? Cioè la battaglia, secondo me, erano due governi diversi, c'era il governo Andreotti allora, con un'ipotesi di compromesso storico, nel governo, nel caso D'Urso era, c'era Craxi, era il governo Craxi, ed era, quindi non è vero che laddove in una circostanza specifica si arriva alla mediazione voglia dire la catastrofe dello Stato, quello che sosteneva Moro, dove sta scritto che se si riconosce che ci sono dei prigionieri e si trova delle forme di allievare della cosa, crolla lo Stato? Dove è dimostrato questo, che scrolla lo Stato? Non è vero. Secondo me, se allora Moro, durante il sequestro Moro, che noi chiamavamo campagna di primavera perché sparammo anche molto successivamente, è vero, ci furono altri morti, fu una vera campagna, una grande offensiva dell'organizzazione dei Catti Rossi, si fosse detto fermiamoci e ragioniamo, qualcuno l'avesse detto, cioè si fosse, secondo me molto dei guai successivi ce li saremmo risparmiati, perché la gran parte dei morti sarebbero morti. Se lo avesse liberato, non si è mai chiesto che cosa sarebbe successo? No, me lo sono chiesto milioni di volte, e mi sono dato anche una risposta molto semplice: noi non potevamo farlo, perché farlo voleva dire contemporaneamente, questo sì. Come? No, voleva dire dobbiamo seguire un'altra linea, cioè la lotta armata non va da nessuna parte, e allora non potevamo, nessuno poteva dirlo. Nel 1978 nessuno poteva imbracciare una cosa del genere, non era ragionevole pensarlo. Anche successivamente diventerà faticosissimo, ci bisogna arrivare all'86 perché si pigli il coraggio forzando di dire la nostra esperienza è conclusa. 1987, 10 anni dopo, diciamo, i dirigenti delle Brigate Rosse prendono questa decisione e lo comunicano. Ma quanto tempo in maniera molto difforme, perché evidentemente dopo l'operazione Moro succede un fatto un po' bizzarro, ma non può piazzarsi bene neanche tanto. Le Brigate Rosse avrebbero la potenzialità di diventare un'organizzazione immensa, così è, perché diventa il punto di riferimento di tutta la vanguardia rivoluzionaria in Italia. E abbiamo, come dire, una richiesta di militanti, di quartieri dappertutto, enorme, di passare a questo tipo di attività. Noi non abbiamo una risposta né politica né organizzativa a questo tipo di richiesta, perché il nostro obiettivo non era diventare grandissimi, ma di trovare, di essere battistrada di forme di organizzazione che il movimento avrebbe dovuto trovare da solo. Che non era non immaginavamo un colpo di Stato alla rovescia, insomma, per intenderci, non era questa la nostra prospettiva. Quindi da una parte c'è questo, e dall'altra c'è una repressione violentissima, perché la cosa non era. Forse c'era lo stimolo anche al partito comunista, no? Una pressione sulle forze di sinistra. C'era anche una repressione violentissima, cioè si riempiono le galere in quegli anni. E quindi ci troviamo in questa enorme difficoltà. Da una parte immaginare un processo nel quale non possiamo più propagandare la nostra linea. Noi per 15 anni abbiamo fatto questo. Non abbiamo fatto altro che propagandare la necessità della lotta armata. A un certo punto bisogna operare un salto e organizzare la lotta armata con tanti. Questo non si verificherà mai. Ma non perché manca teoria, manca pratica, manca la possibilità storica di farlo. La lotta armata non diventa mai una cosa diversa dalla propaganda armata, mai. Perché è giusto chiudere? Molto spesso si parla di provvedimenti che chiudano i conti con il passato, con il terrorismo, quindi tendenzialmente fare in modo che detenuti, semiliberi escano dalle prigioni. Si sta parlando molto, come non fa un riferimento, alla grazia a Sofri. Lasciamo stare il fatto che lui non abbia chiesto questa grazia e che quindi si debba pensare un artificio per cui gli viene concessa. Ecco, tu cosa pensi? Qual è il tuo atteggiamento quando vedi la questione Soffri e la questione di un colpo di spugna? Perché gli anni 70 in Italia sono state questa cosa enorme. Io mi sforzo, non so quanto possa essere stato utile questa chiacchierata.
di, perché siamo pochissimi a farlo. Sta dando una cosa enorme per questo paese, è una fetta di storia gigantesca quello che è accaduto negli anni 70 in Italia. E non è digerita, è stata una fetta che è stata occultata. Occultata da una parte da un silenzio tombale. Nessuno sa cosa è successo in quegli anni lì. Io sono convinto che le cose che voi potete credermi o no, le cose che vi ho detto, però sono sicuro che sono, è la prima volta che le sentite, gran parte delle cose che vi ho detto. È la prima volta che le avete orecchiate, non le trovate scritte da nessuna parte, questo grande movimento, questa grande tensione, questa grande voglia al cambiamento, questa grande istanza di potere, di contestazione, questa esuberanza e questa grande possibilità di dare alla democrazia di questo paese un nuovo segno, un segno diverso. Lo trovate molto bene, lo trovate nessuna parte. La lotta armata è stato uno degli sbocchi possibili che ha avuto questo, è durato tanto, e ha avuto significato, un suo significato dentro questo movimento, dentro questo svolgersi degli eventi storici, che sono stati, è un buco nero che mi sento. Non digerito, perché implica delle responsabilità enormi di quelli che oggi si proclamano vincitori. Non si capisce bene perché, quando tu mi dicevi l'atteggiamento della DC ha vinto, io su questo le serie chi ha vinto la DC, su queste questioni è molto difficile capire chi ha vinto e chi ha perso. Noi non abbiamo vinto questo concetto, cioè sono certissimo, però il paese è cambiato nel frattempo ed è cambiato dentro questo conflitto. Quindi chi vince e chi perde dentro i conflitti sociali che hanno valenze molteplici e molto complesse, ma è sempre molto difficile dirlo. Cioè io mi sento uno di quelli che ha speso la propria vita dentro un grande movimento che ha contribuito a modificare questo paese, perché nel frattempo questo paese si è modernizzato. Comunque, cosa voglio dire questa parola? Che è stato, si è esaurito. Non è stato sconfitto da nessuno, si è esaurito, perché come, faccio sempre questo esempio, cioè come un pesciolino che sta nell'oceano, a un certo punto gli si prosciuga l'oceano, noi eravamo quel pesciolino lì e muore con l'oceano. Quel pesciolino può essere antipatico, può essere giudicato malissimo, però era questo, era parte di questo oceano. Questo oceano si è prosciugato, oggi si è trasformato meglio in qualche altra. Dentro questo processo chi ha levato il tappo? Non lo so, l'ha levato le condizioni generali dello sviluppo. Il paese si è modificato. Come mi sento io oggi? Non come un reduce di niente, ma come uno che sta con gli occhi aperti a vedere quel che succede, con un carico d'esperienza che comunque è ancora attuale, prima perché sono ancora un prigioniero detenuto, i madri non mi pare quella roba lì, che da 24 ore sono ancora, quindi io c'ho ancora un conto, non so chi in debito o chi in credito oggi, quando tu dici perché non si arriva a una soluzione politica, perché vorrebbe dire liberare questo paese a una riflessione, a una presa d'atto che un'epoca è finita e consegnare quest'epoca alla storia. Invece ancora in qualche modo funzionano dei ricatti, dei retropensieri. Cioè, io conosco migliaia di militanti delle Brigate Rosse, conoscono me. Non c'è nessuno, anzi c'è la parte uno o due, sto parlando di migliaia che posso sostenere per strozzare. Sono amico di tutti, vedo tutti, mi sento tutti. Perché questa cosa non si riesce a superare? Probabilmente quando si supererà questa cosa, questo paese diventerà anche qualche altra cosa. Ecco. Ho questa speranza per altri versi. Sarà il segno per molti versi che questo paese è cambiato ulteriormente e che è riuscito a metabolizzare una parte considerevole della propria storia, a metabolizzarli come fanno le società nella loro evoluzione. Se ne appropria, la capisce e la consegna alla riflessione. Oggi questo non avviene, non è avvenuto finora, viene impedito in tutti i mezzi che questo paese si appropri di questa storia. Voi commemorate, ne so, il 16 maggio, il rapimento di Moro,
nessuno sa cos'è, dove era inserito, cosa è successo per davvero, come è cominciata, perché ci sono stati 15 anni di lotta armata in Italia, nessuno lo spiega. È molto raro. Ci sono due libri, tre libri che parlano di questo. Tre libri. Tu ti sei libri consistentemente detenuto in questo momento? No, giustamente non credo così. Io sono stato uno dei soggetti di quel conflitto. Io sono un gran razionalista, ahimè. Avrei dovuto essere. Cosa ne pensa di coloro che invece sono andati a vivere all'estero, dei brigatisti che hanno chiesto asilo, comunque non sono in Italia, adesso è scoppiato il caso di Francia, di questi brigatisti? Sono 200, grosso modo, in giro per il mondo, ma negli anni in cui la lotta armata era finita, in cui lo spazio di una apertura di dibattito su quegli anni di un superamento giudiziario dei medesimi sono esauriti, non c'è nessuna speranza in questo senso, hanno fatto quella scelta di conquistarsi la loro libertà così. Io no, sto qua. Sto qua, rispondo per me, rispondo per le Brigate Rosse, rispondo per il presente, rispondo per il futuro, per quello che mi vedo così, come uno che si è assunto in quegli anni il ruolo di una direzione di un'organizzazione, non unico, ma uno dei dirigenti di questa organizzazione, mi sento, sai, il mio fa le sue scelte perché ha fatto il mio modo. Quindi, insomma, io sono. Non avrebbe scelto di andare via. No. Potendo. No, posso. Sono venuto qua, se prendevo un aereo a piedi andavo da qualche altra parte. No, non lo faccio. Se lo fa, non lo faccio da 10 anni, perché sono 10 anni che ho la possibilità, in maniera molto molto di uscire dal caso. Quindi non evado da queste responsabilità, non me ne dissocio. La grande viltà nostra, dei pochi, fortunatamente. Non si dissocia neanche dalla violenza, quindi dalla genocidio. Non vedo come potrei. Che senso ha? Ma no, che senso ha di mi dissocio dalla violenza? Io ho il compito, se non è uno, di rispondere, di capire, di far capire, di porre la scelta del perché e per come le cose, se mai ce n'è uno. A chi gliene frega che io dica non, oggi non, neanche se mi torturi farei qualcosa di male ad un altro, che te ne frega? Quindi l'omicidio di oggi, cioè le nuove BR, esatto. Come? Le nuove BR di oggi. Sì. No, ma non sono l'espressione di quel movimento, cioè sono un malinteso, un gigantesco malinteso. C'è una differenza di fondo ineliminabile. Noi eravamo espressione di un movimento, una prospettiva di quella direzione. Oggi non c'è una sola delle condizioni che muovevano lì, non ce n'è una sola. La presenza di grandi movimenti che chiedevano cambiamento, una grande diffusione, estensione, radicamento in queste situazioni. Sono delle schegge impazzite, secondo me. So se sono impazzite. Non danno alcuna risposta che noi non abbiamo già dato 10 anni fa, fallimentare. Abbiamo già percorso tutte quelle vie lì, le Brigate Rosse l'hanno già percorsa quella via lì, e dopodiché si possono fare degli attentati dicendo che sei l'erede di Giuseppe Garibaldi, se vuoi, hai fatto un attentato. Però io, se devo dare un giudizio, devo solo rilevare l'enorme diversità di situazioni, di prospettive, di realtà, e quindi l'insensatezza di quello, ma rispetto al mio criterio di giudizio. Il fatto che peraltro invece gli danno quel senso sono affari loro, cioè, come dire, cioè, voglio dire che cosa smuovono. Tu consideri la Lioce una compagna? E che cos'altro è? Lei si è dichiarata? Cioè no, qui bisogna anche smettere di pensare che uno è sempre qualche altra cosa di quello che dice di essere. E per quale spende la vita? Cioè se lei dice io sono una compagna comunista che la pensa così e faccio tutta questa, tu puoi dire stai facendo una serie di cazzate, cioè la penso in maniera diametralmente opposta, dopodiché sta a te dimostrare che è qualche altra cosa, se però pensi che sia cosa sia, cioè non lo so, cos'è, il suo compagno è morto sparato, cioè io devo prendere le cose per come sono, per come si manifestano, per come ci sono nella realtà, non posso dare giudizi sempre soltanto giudizi così dietrologici o io non so, non so che dire, io rispondo per me, poi io so che sono
personalmente, politicamente, moralmente responsabile delle Brigate Rosse fino al 1981. E di quello rispondo, sempre, comunque e con chiunque. Non c'è una volta che io non l'abbia fatto, ovunque me ne sia stata data l'occasione, anche la ragione per cui sono qua. Non conto su niente, cioè voglio dire, non mi aspetto niente, mi dice, perché cavolo, quello che sto qua a spiegarsi queste cose. Perché? Perché questa è la mia vita. Io ho questo senso di responsabilità rispetto alla storia di quegli anni. Voi, se fate un corso, vi interessa un personaggio, c'è una curiosità rispetto a quegli anni, questo personaggio, che ne so, non mi interessa. Io sono me stesso, se fate delle domande vi rispondo. Alessandra e Serena. Proprio riguardo al tema di cui hai parlato precedentemente, sul fatto che se ne parla poco di quegli anni, diciamo, in che cosa consiste la sua dicotomia e che cosa potrebbero fare quei politici come Francesco Cossiga che vanno ancora ai dibattiti politici, intervengono sulla Parmalat, intervengono su Tanzi e voglio dire, hanno avuto un ruolo fondamentale e determinante in quegli anni. Provvedimenti di carattere politico, tipo amnistiare, con le formule giudiziarie sono molto complesse, semplici, un indulto che chiuda con quegli anni, un indulto che ponga fine, sono passati 25 anni, il fascismo finito, c'è stata un'amnistia dopo 6 mesi. Cioè un paese che è capace di superare le proprie contraddizioni, soprattutto laddove le contraddizioni hanno raggiunto forme particolarmente dure, li chiude con dei provvedimenti di carattere politico che non esime poi chiunque di dare dei giudizi, ma li chiude giudizialmente. E invece non finisce mai. C'è Soffri che adesso è ancora in prigione, cioè, ci sono altri che ci sono, che ci andranno. Cioè, non... Sarebbe un atto non di pacificazione, ma di assunzione di responsabilità che un periodo è cambiato. E la... Ah sì, no, su questo non c'è dubbio, cioè è cambiato per tutti, cioè non c'è più neanche un partito che c'era allora, la DC, PC, PS, non c'è più neanche un partito. E per chi voterebbe? Io? Meno male che questo problema non c'è. Posso farle una domanda? Certo. Però hai deciso fra... No, ma io sono sempre detto, sono comunista, se devo fare poi un ragionamento politico, come sempre si fa queste cose, la domanda tragica è... Votando per qualcuno cosa cambia? Questa è la domanda che troppi si sono costretti a farsi. Cioè che i ragionamenti alla fine, di carattere politico, si riducono a questa banalità un po' qualunquista, che però è tremendamente reale. Io vorrei sapere cosa pensa della situazione politica in Italia adesso, come se le facessi una Polaroid da consegnarsi adesso. La prima domanda. La seconda, cosa pensa del comunismo come lo vede adesso Bertinotti? Io però non sono venuto a fare una discussione politica. No, veramente, due flash, mi basta anche un aggettivo. La situazione politica è tragica, nel senso che l'insieme delle forze politiche hanno una posizione che non è così energicamente, violentemente contraria alla guerra, a quel baratro nel quale si stanno precipitando, che qualunque persona di buon senso vede. Secondo me lo sentiamo forse adesso, dopo alcuni mesi, dopo l'11 settembre, c'è una grandissima quantità di gente, di persone, che sente la drammaticità di questa situazione, dove le teorie della guerra permanente, la guerra esportata, la democrazia che si esporta, ci sta trascinando in un baratro di una conflittualità nella quale si può solo morire. E quindi... questo basta, cominciamo a sentirlo con una drammaticità che è propria della situazione, quando dici cosa pensi della situazione politica italiana. I politici non la sentono così. Grazie. I seri mai, prima, a fine giugno ce ne andiamo, veniamo, cioè intendo dire che non c'è una forte pressione, c'è un forte movimento, che è quello su cui ho sempre guardato e su cui bisogna puntare. No, non ci conto sui politici, conto sulla gente. Per quanto mi faccia schifo, poi intendo dire, per quanto la situazione possa sembrare brutta, arretrata, parcellizzata, individualizzata, o viene da lì una forte spinta a superare. La tragedia che stiamo vivendo è un po' così, sono spensierati, non siamo spensierati, c'è un'angoscia in giro che si taglia con il coltello.
se si gratta un attimo la superficie, sia per quel che riguarda la situazione personale, il modo di lavorare, le disoccupazioni. I giovani che ci sono oggi non sono più felici di come eravamo noi. Stanno un po' più comodi, forse, non sono anche severo. Noi, lo dico con franchezza, la mia gioventù, la mia generazione, è stata una generazione che ha attraversato, ha avuto il culo di attraversare una stagione straordinaria, perché si sia realizzato questo non lo so, ma è stata una generazione fortunatissima, quella di vostro papà, quelli più giovani evidentemente. Vostri papà hanno avuto questa fortuna, molti l'hanno tradita la loro gioventù, quello che dico sempre. Però se io incontro tuo papà, ci guardiamo, ci scambiamo due parole, ci capiamo un po'. Perché anche lui stava da qualche parte in quegli anni lì. O stava con gli hippie, o stava con la chitarra, o stava con fascisti, o stava con... Quindi stava da qualche parte. Aveva un'identità, identità collettiva, di gruppo. Vedeva la sua vita, poi tutto questo si è bruciato, quella stagione. Però la generazione dei quasi sessantenni oggi, per parlare di quelli più giovani, ma anche quelli un po' più vecchi, è una generazione che ha avuto la fortuna di attraversare una stagione di lotte, di conflittualità che ha modificato il mondo. Questo non è capitato ai ragazzi degli anni 90, per intenderci, non è capitato quelle cose che hanno. Sto dicendo semplicemente facendo un po' il vecchio reddice, insomma, come voglio dire, ma non rimpiango quegli anni di gioventù, però dico, io ho avuto questa fortuna, anche perché poi io mi sono fatto 10 anni di clandestinità, 11 anni di clandestinità e 24 anni di carcere speciale. Non è che poi tutto sia stato, però io la mia vita non l'ho buttata via, cioè l'ho vissuta appieno dentro vicende storiche, umane, personali, conosciuto un sacco di gente significativa, di valore, compagni, anche nemici di valore. È successo a tanti questo. Oggi ai ragazzi più non... E questo è successo a uno che non era niente, che passava per Milano. Cioè, capisci, non ho studiato per fare questo, per essere quella. E migliaia di generazioni all'epoca hanno fatto questo. Cioè, per capire come si è arrivati alla loro armata, perché, cosa hanno giustificato, perché hanno giustificato per tanti anni? Perché eravamo in tanti a voler un cambiamento. E vedevamo il nostro destino dentro un grande allontanamento che ci riguardava tutti. Giuseppe. Volevo dire, sono stati morti, strage e dolore degli altri. E lei parla della sua fortuna in un periodo comunque, come dire, di possibilità, certo. Perché di ammazzare. Certo. Non ho capito, scusa. Dico, sono state, è stato un periodo di morti, di strage, certo, e dolore degli altri che, certo, mi ha causato. E lei parla, certo, di un periodo quasi raro, un periodo di possibilità di cambiamento. Certo. Ammazzare gli altri non è un cambiamento. E prima parlava di viltà di una classe politica, ma la viltà di fuggire è proprio quella che è una cosa. Sì, no, quello che dici nella sua parte di verità, ma io ti ripeto, quando in una guerra si muore, sì, cioè io mi sono morire un sacco di gente, di amici fraterni. Il terrorismo non è guerra, la guerra di chi è contro l'altro. Io non sono d'accordo su quell'espressione. Come? Il terrorismo non è guerra, la guerra di chi sta uno contro l'altro ci rispara in faccia, c'è di che attacca le spalle. Rapire e mettere una bomba non è una guerra. Mettere una bomba è una cosa, rapire è un'altra cosa, cioè fai con molta confusione. Infatti quando si parla di terrorismo si crea semplicemente una grande confusione. Terrorismo è tutto. Tu, qualunque cosa non ti piaccia lo chiami terrorismo. No, mi piace che la gente venga uccisa per un'idea politica. Non ti piace che la gente venga uccisa per un'idea politica, perché c'è gente che è morta, certo. Lei qui ci parla, c'è gente che è morta. Lo so benissimo. Mi dai una notizia mica nuova. Certo, ma quello che giustificava quei morti lì è tu che li svili. Ma sei tu che li svili, cerca di capire. Se tu capisci che c'è stato un conflitto, allora tu riesci a capire che il dolore, il significato di quella morte, che è sempre una tragedia, è grande il significato di quella morte, se non una stronzata. Ma lei non aveva il diritto di ammazzare un poliziotto per strada. Questo è una tua idea. Questo è un delirio di impotenza. Cioè, voglio dire, è un delirio di impotenza, ma io ti sto parlando di un conflitto che dà senso anche a quella morte, se no non ha senso quella morte. Non ha senso, cioè è una tragedia tra un pazzo, esatto. No, così. E un delirio di impotenza è compiuto da un pazzo, un povero disgraziato che ci ha lasciato le perdite.
questo è vero, ma in politica non è così, cioè non è così. In politica non è così. Ma la vita non è solo politica, scusi. La vita è quella di un poverino, di un poliziotto che fa la sua vita con la sua famiglia, con i suoi cari, e viene stroncato per la sua idea politica. Sì, però voglio dire, il poliziotto, tanto per cominciare, non è un pacifista che in giro con le armi. Uno che lavora, magari si è va bene, non, è un giudizio che dai, sulla quale io posso anche concordare, però io voglio un attimino staccare la cosa, sennò non veniamo più a capo. Cioè, chi dà la morte è sempre un assassino, uccide un uomo. Lo può fare anche con una divisa, però cioè, cerca di capire. Se tu mi metti lì, dici, tu sei uno di quei dementi che ha sconvolto la società italiana senza ragione. E vabbè, il discorso finisce lì. Sulla quale io posso dirti, hai il diritto di pensare, ma non posso dirti di più. No, io le dico adesso a posteriore, mi sembra che lei parli di quell'epoca che è politica, non considera che tutta la gente è morta. Ma come non la considero? Non sa tanto quello che di questo. No, non è parlato, ma ha parlato altro che di gran cambiamento, di una possibilità, certo, di un periodo di lotta in cui sono avvenuti tantissimi cambiamenti. Io non ho sentito dire una parola di rimorso, di rimpianto perché è morto. E per favore, quando te l'ho detta cosa cambia? Per me cambia, forse cambia perché è morto e perché continua a vivere. No, non gliene frega niente, non gliene frega niente perché non gliene frega. Non glielo ridà, non glielo ridà, te l'assicuro, non succede niente. Cioè, questo discorso, che io mi rendo conto, è un discorso molto importante, perché tocca una delle cose più profonde dell'esistenza umana, che è la morte. Cioè, io mi sono venuto a fare molto di caro. C'era Scalfaro, ti dico, Scalfaro dei nostri peggiori nemici. Un giorno non incontrerò Scalfaro, si presenta. E mi dice, io ho incontrato l'altro giorno, non so perché, non so questo episodio, ancora era un visto di potenza in epoca, ho incontrato l'altro giorno una vedova, era vecchissima, un caduto della seconda guerra mondiale. Gli era morto suo figlio. Dice, ho parlato con lei, per quella donna, suo figlio era morto ieri, non era cambiato niente. Perché è così? E poi è morto nella seconda guerra mondiale, tu puoi dare un giudizio sul nazismo, però se dici ci sono i morti, non va da nessuna parte, perché è inconsolabile una madre a cui viene morto un figlio. Inconsolabile, è consolabilissima perché questo fa parte della vita, si muore anche di morte naturale. Voglio dire che tu dici, io do la morte, ecco, allora devo trovare delle ragioni su questa cosa che è avvenuta. Posso anche dirti, non ammazzerei più nessuno in vita mia. Posso anche dirti, la mia vita personale è un grande, gigantesco fallimento. Cosa te ne frega? Cosa te ne fai? Cosa te ne fai? A parte che non lo penso. No, ma dico, ma quando anche te lo dicessi, cioè, cosa consola, cosa c'entra con i morti? Cioè, come fa questo a lenire il dolore di chi ha avuto un parente caduto? Però, scusi, come fa? Cioè, se non per... Un'altra questione è invece il riconoscimento dello Stato. Lo Stato, in quanto Stato, deve riconoscere il valore di quelle morti e risarcire se per caso, valorizzare per caso. Io, questo è un problema però dello Stato. Il mio problema sui... dice, cosa hai da dire ai parenti delle vittime? Cosa posso dirgli io ai parenti delle vittime? Cos'è che posso dirgli? Non hai detto niente direttamente ai parenti delle vittime? No, qualcuno l'ha incontrato, ma perché non voleva sapere niente da me, non cercava niente da me, perché non... perché magari erano molto cattolici. Ma guarda che per rendere vittima ce ne sono di tutti i tipi, perché così è la vita, nel senso che c'è qualcuno che dice, io ti ho già perdonato ancora prima che le facessi le cose, quindi figurati se, perché io la penso così rispetto alla vita, alla morte, sono cattolico, ho un rapporto con le cose, per me il perdono è fondamentale. C'è chi invece dice, io no. Vabbè, capisci cosa voglio dire? Che dentro io posso dare ragione e dare conto di un conflitto, se no non posso dare conto di niente. E questo è il mio senso di responsabilità. Di più di altro non posso fare. Mi sta anche un senso di colpa. Senso di colpa, ma a te ti fa piacere, senso. Ma sono cose sue, secondo me, non è che sono bello, però per intanto un periodo, che ripeto, che ha comportato molto dolore, morte e tragedie umane, semplicemente come una battaglia politica, e come lei parlava di modi, cioè noi siamo stati costretti ad ammazzare, no, qualcuno ha sparato. E certo. La responsabilità di chi ha sparato, mai negata. Ma tu parli di colpa nei conflitti sociali, non è così, cioè non possiamo fare i piccoli moralisti di fronte a un conflitto. Sono un piccolo moralista, è così. Se per lei la morte di decine di persone è piccolo moralismo, la vedi,
Sì, ma quando tu puoi dare ragione contro di una conflittualità, è la notizia di ieri, un elicottero israeliano bombarda una casa, viene giù perché non è 20, muore 12 palestinesi, tra cui un bambino di 12 anni. Quelle sono morti tragiche. Capisci cosa voglio dire? Cosa posso dire io di fronte a questa cosa? Posso valutare quel conflitto e dire questa è una tragedia gigantesca, non veniamo più fuori. Occorre smetterla di spararsi addosso. Però se tu mi poni il problema morale di quelle morti, quelli sono infinitamente più colpevoli di qualunque brutalissimo fa vomitare Mujahideen che sgozza un coso. Cioè, capisci cosa voglio dire? Tu puoi dire, quello lì è un pervertito, puoi dire poi molte cose, però se vuoi dare conto di questa cosa, siccome ne usciamo? Come ne usciamo? Perché quello è il tipo di realtà. Come se ne esce da questa cosa? Io dico no alla guerra oggi, ma lo dico con tutto quello che posso dirlo. Però se tu vuoi sentirmi dire da me che ci sono stati tanti morti, che queste morti mi dispiacciono, io te lo dico. Però ti ripeto, è una cosa non solo inutile, ma tende... Difficile questa roba qua, tende ad essere ipocrita. Tende ad essere ipocrita, tutti i pentimenti che vedi in giro sono un'ipocrisia totale. Io non voglio intervenire, io dico semplicemente che siccome adesso la questione è chiusa, dico soltanto da un inizio storico di quelle che sono state le Brigate Rosse, guardare le Brigate Rosse come un evento, una possibilità, qualcosa che ha prodotto un cambiamento e quindi chiare positivo in quello rimane, che guardare le Brigate Rosse. Mica l'ho detto io. Ma come dire, un insieme di persone afflitte da un periodo di impotenza, però c'è un problema di nuovo di mani, che a me sembra che lei guardi indietro. Vedendo le Brigate Rosse qualcosa comunque che fosse un segno in parte positivo. Giuliana, cosa ha da dire questo? No, dico che il pentimento non sarà un coso suo, non è il caso di fare il processo, sinceramente. Giustamente è venuto qui per rendere la gente un conflitto. Poi se non si pente o no è una cosa intima del personaggio, non bisogna dare l'attenzione a nessuno. Questo momento.